Ok, ciao, sono Antonio Castelli, proprietario di Mirtus Annai. Siamo una piccola azienda, abbiamo una coltivazione di Mirtus communis, piante selezionate. Come sapete tutti, in Sardegna abbiamo 200 varietà di Mirtus communis, non abbiamo 4. E abbiniamo ad ogni tipologia di pianta un prodotto. Facciamo 2 liquori e 3 amari. Sicuramente sapete anche la differenza tra liquore amaro, quindi non c'è bisogno che ve la ripeta. E inoltre facciamo anche il gin. Però il nostro gin è differente in quanto la base è un alcolato di mirto ridistillato su ginepro e poi aromatizzato con un agrume tipico di Sardegna. Cioè, per farla breve, quello che è il nostro spirito sicuramente è abbastanza identitario, si identifica in quello che è la nostra L'azienda di paradisiaca. Io sono di Biti, però l'azienda c'è la Olbia. Sì. perfetto. E quindi, Commercializzati in tutta la Sardegna, i vostri no, prodotti, dove li troviamo? effettivamente li troviamo solo in Cosmeralda. Poi naturalmente vendiamo in Italia, abbiamo un po' di canali di ristorazione alberghiero in Italia, poi esportiamo molto, esportiamo abbastanza in Germania, in Svizzera, in Austria, qualcosina, a Monte Carlo. Sì, è quello che ci tengo. Noi al primo anno facciamo questo evento qua, sul quale crediamo possa essere di traino per una crescita complessiva di quello che è il brand Sardegna. Che magari non riusciamo ancora noi a capire bene, cioè magari non siamo entrati bene nella parte, ma non abbiamo ancora capito che è più famoso all'estero che da noi. Tanta gente pensa che le persone benestanti vengono qui in vacanza e quelli che vengono qui vogliono prodotti nostri, sono disposti a pagarli, a dargli il giusto valore non è poco, siamo noi che li deprezziamo. Questo è un problema sul quale siamo ancora in tempo per porre rimedio, anzi dobbiamo. E magari partire da eventi come questo qua. Esatto, quindi serve fare rete, serve collaborare e serve anche partecipare a manifestazioni come Sardinia Food Awards, con la speranza oggi magari di ottenere un bel riconoscimento. Sì, allora la speranza è quello che serve, naturalmente bisogna puntare su un qualcosa che esiste da sempre, è la meritocrazia, quello è poco ma sicuro. Se c'è quello è da traino, per tutto, è importante. Poi certo, fare rete, queste cose qui è obbligatorio, ma sono successive. Bisogna partire da un qualcosa di sicuro che è la meritocrazia e poi tutto il resto E allora in è di bocca al lupo, conseguenza. Crepi buona e continuazione. grazie mille. Grazie.